6 gennaio 1980. Palermo, Via della Libertà. Il presidente democristiano della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, sta andando a messa con la famiglia. È un giorno festivo e, come al solito, preferisce concedere la giornata libera alla sua scorta. Appena salito in macchina, Mattarella viene avvicinato al finestrino da un killer a piedi, che esplode diversi colpi di pistola. Mattarella muore tra le braccia della moglie. In un'Italia già dilaniata da anni di violenze e stragi di matrice politica, ci si interroga sulla paternità di questo nuovo gravissimo omicidio. Agli organi di stampa giungono diverse rivendicazioni. Prima linea, Brigate Rosse, NAR, tutte in palese contraddizione tra loro. Chiari segnali di un depistaggio. Durante i funerali di Mattarella, l'arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo, pronuncia parole dure che lasciano il segno. Una cosa sembra emergere sicura ed è l'impossibilità che il delitto sia attribuibile a sola matrice mafiosa. Ci devono essere anche altre forze occulte, esterne agli ambienti, pur tanto agitati della nostra isola. Palermo e la Sicilia non possono accettare o subire l'onta di essere l'ambiente in cui ha maturato l'atroce assassino. Le indagini seguono sia la pista mafiosa che quella di matrice politica. Se da un lato infatti Mattarella stava portando avanti un profondo rinnovamento all'interno della regione Sicilia, combattendo forme clientelari e infiltrazioni mafiose, dall'altro stava lavorando alla formula della solidarietà nazionale, un'apertura all'area di governo al Partito Comunista, proprio come il suo maestro Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse 2 anni prima. Nel 1991 il magistrato Giovanni Falcone incrimina come esecutori materiali 2 neofascisti, Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini. Ma nonostante durante il processo venga anche riconosciuto dalla moglie di Mattarella, le responsabilità di Fioravanti, insieme a quelle di Cavallini, decadono in seguito alle rivelazioni dei pentiti Francesco Marino Mannoia e Tommaso Buscetta, i quali sostengono, nonostante alcune affermazioni contraddittorie e inattendibili, che il delitto sia stato interamente pianificato e portato a termine da uomini di Cosa Nostra. Nel 1995 vengono condannati all'ergastolo Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Francesco Madonia e Francesco Geraci come mandanti dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini vengono assolti. Sentenza confermata in appello nel 1998 e dalla Cassazione in via definitiva nel maggio 1999.